Mercoledì 24 febbraio 2021, puntata speciale di Libri Chiacchiere e Autori, dedicata ai nostri bambini e alle nostre bambine. Affronteremo, utilizzando un linguaggio consono alla loro età, il tema molto toccante del coronavirus e lo faremo proponendovi un libro meraviglioso scritto dalla maestra Mariluce Scarati. Buon pomeriggio e buon inizio di serata, visto che trasmettiamo alle canoniche 18:30. A tutti e a tutte voi all'ascolto e alla visione. E soprattutto vorrei mandare un caloroso saluto ai nostri bambini e alle nostre bambine, che mi auguro siano davanti alla televisione per seguire questa nuova puntata, la puntata del mercoledì pomeriggio, l'ultimo mercoledì di febbraio 2021 di Libri Chiacchiere Autori, perché oggi, come ho già preannunciato anche sui social, avrei parlato di un libro, un bellissimo libro coloratissimo, dedicato proprio a voi, cari bambini e care bambine, quindi genitori all'ascolto della visione, e se i vostri bambini non sono lì con voi davanti appunto alla TV, andate a chiamarli, perché tra pochissimi istanti parlerò di un libro adattissimo a loro, un libro per l'appunto coloratissimo, ben scritto e ben fatto, e nello scrivere questo bel libro però sono stati utilizzati termini e parole adatti a questo target di lettori. È un libro attuale perché tratta il coronavirus, che ormai è un anno che è entrato a far parte inevitabilmente della nostra esistenza, delle nostre vite, che ha rivoluzionato la nostra quotidianità. Il libro è la storia di un coronavirus e la sua autrice è una donna speciale, molto simpatica e dolcissima, un'insegnante, una maestra di scuola primaria, delle scuole elementari, lo dico per così dire alla vecchia. Il suo nome? Mariluce Scarati. E ora però è doveroso che io ve la presenti in maniera ufficiale e professionale. E come lo farò? Beh, con un escamotage, per così dire, lasciatemelo definire in tale maniera, che utilizzo da tantissimo tempo, fin dalle primissime puntate della mia trasmissione Libri Chiacchiere e Autori, ovvero tramite la nostra clip montata dal nostro regista Damiano Conchieri. Mariluce Scarati è nata a Molfetta nel 1983. Come ama definirsi? Una eterna bimba ribelle. Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo socio-psicopedagogico Vico di Laterza, in provincia di Taranto, ha conseguito la laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 2007, e sempre lo stesso anno, quindi nel 2007, ha iniziato a lavorare come insegnante di scuola primaria presso l'Istituto Galileo Galilei di Taranto. E poi nell'anno scolastico 2008-2009 ha partecipato con i suoi alunni al concorso provinciale Stessi Giochi, Stessi Sorrisi, classificandosi, complimenti, al secondo posto. E poi i suoi alunni sono stati premiati durante una cerimonia pubblica presso la prefettura della città di Taranto. E poi nel 2010 ha conseguito la seconda laurea, e ancora complimenti Mariluce, in scienze della formazione primaria con indirizzo scuola di infanzia. Non contenta, ha perfezionato il suo curriculum di insegnante già ragguardevole, impegnandosi nel campo dell'autismo, e ciò, consentimi di dirlo, ti fa veramente molto molto onore.
E ancora, ha conseguito la specializzazione in metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento, indirizzo insegnamenti della scuola primaria. E poi ancora, ha conseguito i diplomi di perfezionamento in strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico, didattica dell'italiano per le scuole primarie, didattica, valutazione e programmazione, l'integrazione scolastica, strumenti e metodologie didattiche per un approccio interculturale, indirizzo insegnamenti della scuola primaria. La nostra grandissima protagonista della puntata odierna ha anche partecipato a numerosi convegni a carattere internazionale e a corsi di formazione sul metodo ABA. Venendo in tempi più recenti, ovvero nel 2017, ha assunto l'incarico di esperta dello sportello autismo di Taranto e provincia nell'ambito della scuola primaria dove opera. Ha ottenuto nel 2011 la menzione d'onore, complimenti, complimenti ancora, per una lirica poetica al concorso nazionale A come amore. Quindi sei anche poetessa, insomma, non vedo di parlare di te anche in questa veste. Ma attualmente studia, contenta perché ama molto studiare, da grandissima professionista, per il conseguimento della terza laurea in scienze e tecniche psicologiche. Attualmente insegna presso l'Istituto Diaz Dante di Laterza, dedicandosi completamente ai suoi alunni, che immagino l'amino profondamente. Ed è proprio insieme ai suoi amatissimi alunni che ha realizzato un progetto molto molto importante, un progetto dedicato ai bambini, coloratissimo, che però, come ho già preannunciato nello spot per questa puntata del mercoledì pomeriggio di serata dei Libri Chiacchiere Autori, tratta un tema tosto, e eccolo qua, il mio tema prediletto, e tristemente attuale, lo è da circa un anno. Sto parlando ovviamente del coronavirus, che ha distrutto la nostra quotidianità, le nostre vite, le nostre abitudini, e soprattutto, permettetemi di dirlo, ha cambiato radicalmente la vita in primis dei nostri bambini, che sovente non possono andare a scuola sereni, che non possono giocare, studiare con i propri amici e i propri compagni di classe, che non possono trascorrere del tempo in serenità con i propri nonni, con i propri cugini, con i propri zii, che non possono abbracciarli e coccolarli, proprio perché esiste questo maledetto nemico, un nemico invisibile, un nemico piccolissimo che si può notare, per così dire, in laboratorio, ma che possiede una forza pazzesca, una forza che non riusciamo neanche oggi, a distanza di un anno, a sconfiggere, e che purtroppo ha portato in molti casi alla morte anche di persone molto molto giovani. È un nemico che non possiamo sottovalutare, ed è pertanto è bene che anche i nostri bambini, le nostre bambine lo conoscono e non lo sottovalutino, perché purtroppo può attaccare anche loro in maniera molto molto pesante e grave. Bisogna quindi spiegare loro che cosa sia questo maledetto Covid-19, ma nel farlo, come dico sempre, bisogna utilizzare un linguaggio consono adatto alla loro età. Si può parlare di tutto ai bambini, ma nel farlo bisogna utilizzare delle parole di facile comprensione, degli esempi pratici, oppure utilizzando un abile escamotage che io apprezzo molto, quindi nell'inserire, nel raccontare loro in che cosa consiste realmente il coronavirus, delle figure, dei personaggi che loro amano molto, come per esempio dei supereroi, e io non li ho citati a caso. Non voglio dirvi altro, e allora sapete che faccio? Mando la linea, per così dire, da remoto alla nostra autrice Mary Luci Scarati, che ci racconterà come è nato il suo libro La storia di un coronavirus, e ci farà delle importanti rivelazioni a riguardo.
Ciao a tutti, vi presento il mio libro La storia di un coronavirus, è stato pubblicato il 17 dicembre 2020. Questo testo è nato dall'idea di spiegare a mio figlio Alessio cos'è il coronavirus, il nemico invisibile che ci ha costretti a combattere questa pandemia nel 2020 e sicuramente nel 2021. In questo testo sono presenti delle rappresentazioni grafiche dei miei alunni, ai quali hanno partecipato a un concorso nazionale bandito dalla regione Liguria. Il presidente Franco Cirio ha dedicato delle parole bellissime, in quanto le rappresentazioni grafiche a lui sono piaciute tantissimo. E di lì è nata l'idea di scrivere un libro. Ho utilizzato un linguaggio semplice, adatto ai bambini di 5-6 anni, proprio per spiegare cosa fosse il coronavirus e per spiegare questo momento che stiamo vivendo. Allora, vorrei mostrarvi dei disegni. Questo è l'attestato di partecipazione ed è l'attestato del concorso nazionale. I disegni dei miei alunni sono anche in copertina, sono stati 8 alunni bravissimi e in questo libro ci sono anche delle schede operative dove i bambini possono disegnare e colorare e rappresentare il coronavirus o i supereroi, perché ho introdotto anche un linguaggio semplice proprio perché mio figlio ha 4 anni e quindi per far capire il brutto momento al quale stiamo vivendo non potevo introdurre dei termini difficili e quindi ho anche parlato dei supereroi. Perché i supereroi? Perché loro possono dare una visione semplicistica della realtà in quanto sono, diciamo, personaggi molto importanti che ai bambini di 5-6 anni piacciono tantissimo. E ovviamente di lì ho anche spiegato l'idea di come sconfiggere questo virus, ovvero utilizzando i superpoteri, ovvero la mucchina, il disinfettante e tante altre cose. La mascherina, che è molto importante, infatti non dobbiamo toglierla assolutamente, e utilizzando tante accortezze. Ringrazio da profondo del cuore Meluci Scarati per aver realizzato in esclusiva per noi questo video. Lo ribadisco, i nostri autori, le nostre autrici ci viziano, ci vogliono bene, noi vogliamo molto bene a loro e per averci raccontato con un pizzico di sana emozione. Però Mary sei stata bravissima, anche se mi hai confidato in chat che è la prima volta che realizzavi un video per la televisione. Tante belle chicche e ti faccio i complimenti per aver deciso con dolcezza e nel contempo con grinta, un mix davvero forte, vincente, brava, di parlare di un argomento così delicato del coronavirus, del quale se ne parla tanto, ma spesso, a mio avviso, non nella maniera corretta, soprattutto ai nostri bambini, alle nostre bambine. E poi è meraviglioso il fatto che hai deciso di farlo soprattutto per tuo figlio Alessio, che se non erro ora ha 4 anni, quindi è molto piccolino, rendendolo grande, scuso, protagonista di questo libro. E credo che anche questo sia stato un abile escamotage per rendere ancora più partecipi i nostri bambini e le nostre bambine.
che realmente possono identificarsi in Alessio e quindi capire meglio e più da vicino in che cosa consiste ancora oggi a me il maledetto coronavirus. E ovviamente, essendo dedicato ai bambini, hai voluto inserire delle immagini e disegni molto molto colorati che, se non hai realizzato anche tu stessa, ma soprattutto che hanno realizzato dei tuoi alunni, gli alunni della quinta B dell'istituto dove tu operi dello scorso anno scolastico, che quindi hanno partecipato attivamente a questo bel libro. Il titolo, lo ricordo, è La storia di un coronavirus. Un bel libro che trovate disponibile nelle migliori librerie, nelle store online, e che è stato possibile a livello di pubblicazione grazie all'intelligenza e all'istinto e alla grandezza d'animo di un meraviglioso editore. Sapete chi è? Siete curiosi di sapere chi è questo editore coraggioso e attento al sociale, dal cuore grande? Beh, ve lo mostro tramite la clip, visto che anche lui ha voluto realizzare un bel video in esclusiva per noi di Libri, Chiacchiere e Autori. Un libro nato dall'idea di raccontare e descrivere il fenomeno del coronavirus attraverso lo spontaneismo dei bambini. Brava la maestra Marilusi Scarati, che fin dalle prime pagine entra diritto nel cuore di ognuno di noi. Ecco, una storia originale, ad alto valore affettivo, così come è stata definita da molti critici letterari che l'hanno già letto. Una moderna favola, dove gli eroi siamo noi. Gli eroi siamo noi e il male da sconfiggere è un mostriciattolo così piccolo e invisibile. Il coronavirus, il Covid-19. Ne consiglio vivamente la lettura, soprattutto una lettura accanto ai piccoli lettori, ecco, perché con la loro fantasia, così come i piccoli protagonisti di questo racconto, possano viaggiare e vivere questo periodo pandemico nella massima tranquillità. Perché? Perché andrà tutto bene. Eh sì, è proprio lui, Antonio Dellissanti, un bravissimo editore, complimenti, che ha voluto dare spazio a questa nuova autrice. Sì, Marilusi, perché io spero che tu prima o poi darai alle stampe altri bei libri per bambini, magari in collaborazione con altri tuoi alunni o con tuo figlio Alessio, perché no? Se però volete saperne di più sulla questa meravigliosa realtà editoriale, ordinare delle copie di questo bel libro per i vostri bambini, o mi rivolgo anche ai docenti, o ancora mi rivolgo anche ai presidi delle scuole primarie, ordinare delle copie per la vostra scuola, beh, fate un bel salto, trasmissione finita, mi raccomando, non lasciatemi solo nel mio amatissimo salottino letterario, sul sito ufficiale della casa editrice, che mi dicono dalla regia, è gentilmente segnalato qui sotto. Se però avete voglia di trascorrere momenti lieti, ma nel contempo assai educativi, insieme ai vostri bambini e alle vostre bambine, qui mi rivolgo ai genitori all'ascolto e alla visione, potete fare un bel salto su YouTube, perché l'autrice mi ha confidato che è disponibile anche una versione, per così dire, audiolibro di questo bel testo per i nostri bambini. Se volete saperne di più, non vi resta che contattare l'autrice, una persona squisita, direttamente sul suo profilo ufficiale Facebook. Dicevamo prima che questo bel libro, che ribadisco si intitola La storia di un coronavirus, è arricchito dalla presenza di bellissimi disegni realizzati da dei bambini. Però in realtà c'è anche lo spazio per far colorare alcune parti di alcuni disegni lasciati quindi appositamente in bianco e nero
dai vostri bambini, dalle vostre bambine, quindi per sviluppare maggiormente la loro creatività e farli divertire un po'. E poi, come vi ha mostrato, se siete stati attenti, se siete stati attenti alla nostra autrice Veloci Scarati, esistono anche degli spazi, lasciati appositamente in bianco, dove i vostri bambini e le vostre bambine possono disegnare, secondo la creatività, il loro pensiero e i loro stati d'animo del momento, come vedono il coronavirus nei vari stadi, cioè quando si è sviluppato, quando è nato e quando, speriamo il prima possibile, finalmente sarà sparito dalle nostre vite. Un'idea quindi meravigliosa per insegnare ai nostri bambini i pericoli reali e non presunti che il coronavirus presenta, ahimè, pressoché quotidianamente la nostra vita, ma nel contempo anche di insegnare determinate abitudini per quanto concerne la pulizia nel gioco, nel senso che comunque nell'arte del gioco, mentre giocano, quindi si divertono a leggere questa storia, a colorare, a disegnare, possono imparare come proteggersi da questo nemico invisibile, che poi è tristamente reale, come ben sappiamo, qui utilizzando delle mascherine. Tra l'altro adesso in commercio ne esistono tantissime anche per i nostri bambini, tutti i colori, tutte le foggie, anche con appunto disegnati i supereroi. Lavarsi bene le manine, disinfettarle, asciugarle bene, non toccare gli oggetti altrui, non abbracciare i propri amichetti, i nonni, gli zii, persone che non vivono con noi nella nostra casa, e soprattutto stare a casa il più possibile. Però per aiutarli a vivere più serenamente questo momento è opportuno che gli adulti, soprattutto i genitori, se ne inventino un po', diciamo, come si dice in gergo, cioè che evitino che il bambino si annoi in maniera eccessiva, perché se è vero che la noia, come ci ha detto, dichiarato la carissima Viviana Sgorbini in una sua intervista, può aiutare i bambini a solleticare la loro fantasia, ma dall'altro, se è eccessiva, soprattutto per quanto concerne i bambini moderni, può portare all'insoddisfazione, a dei capricci, a un atteggiamento eccessivamente aggressivo. Per cui i genitori è bene che si diano da fare nel creare qualche diversivo, ovvero a creare degli spazi, anche se le case a volte non sono molto grandi, dove il bambino può giocare per conto suo, oppure dove può fare un po' di attività motoria divertendosi, magari in compagnia del papà. I papà di solito sono più abili in questo, non me ne vogliono le mamme, ma è la verità, io sono un'altra generazione, scusatemi. O ancora dove il bambino può dedicarsi alla visione di qualche film adatto alla propria età o all'ascolto di alcune canzoni in tutta serenità. O infine in uno spazio dove può leggere, se è in grado già di farlo, un buon libro. Oppure un altro spazio, sia temporale che fisico, dove la mamma e il papà possono dedicarsi alla sublime arte della lettura in sua compagnia, leggendo ad alta voce, che è assolutamente una gran cosa, perché si condividono insieme al proprio bambino e alla propria bambina delle emozioni, e sono momenti che certamente la vostra creatura poi si ricorderà anche una volta diventata grande e adulta. E secondo me questo bel libro può essere adatto da leggere insieme, proprio ad alta voce, insieme appunto alle vostre creature. La storia di un coronavirus. Però la nostra autrice, una donna dal cuore grande, sensibile, ha anche voluto ringraziare delle persone per lei molto importanti e speciali. Allora, ringrazio tantissimo l'editore Antonio De Santi, la professoressa Grazia Policoro, ha scritto una prefazione davvero bellissima e molto significativa. Infatti vi chiedo di comprare questo libro se avete voglia, anche perché il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon in beneficenza e anche all'Unicef Liguria. E vi auguro buona lettura. Vorrei anche ringraziare il preside della scuola, Istituto Comprensivo Diaz di La Terza,
le istituzioni, tra cui Gianfranco Lopane, consigliere regionale, Rocco Danzi e il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, per aver contribuito a scrivere, diciamo, quello che loro pensavano del mio libro. E buona lettura, un abbraccio. Beh, Mary Lucy, a questo punto sono io che devo ringraziare la tua persona per aver deciso di partecipare con la tua arte, con la tua bravura, la tua intraprendenza, dico in senso positivo, con il tuo bel libro, La storia di un coronavirus, per averci anche insegnato e ribadito ancora una volta che sì, possiamo parlare anche di un argomento così toccante, grave, doloroso e tragico del coronavirus ai nostri bambini, con un linguaggio, come hai detto giustamente più volte tu, semplice, con delle immagini che a loro possono solleticare l'interesse e utilizzando degli escamotage per attirare l'attenzione, come per esempio tirare in ballo, per così dire, i supereroi. Insomma, genitori all'ascolto, cercate di captare le dritte che ci ha lanciato la nostra Mary Lucy Scarati. Vi ricordo che se volete saperne più su questo bel libro che è stato presentato il 17 dicembre 2020 in maniera ufficiale con delle dirette Facebook, perché purtroppo sapete che la situazione anche attuale non ci permette di fare delle presentazioni di persona, ahimè, presso lo splendido caffè letterario Don Chisciotte di Laterza in provincia di Taranto. Tale dirette le trovate anche sul profilo Facebook dell'editore di questo bel libro, La storia di un coronavirus. L'editore, vi ricordo che tra l'altro ha realizzato anche esclusiva per noi un bel video, è Antonio Degli Santi, e qui sottovenzione, vi dico della regia, ritrovate segnalato il sito della sua bella casa editrice. Beh, il tempo a mia disposizione anche per oggi, nonostante io abbia posseduto ben 30 minuti, si sta per concludere. Dunque devo giungere ai saluti finali, se no mi tagliano, mi dico la regia. Rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti, profondo del cuore, a Mary Lucy Scarati, spero di poter parlare presto di te. Ringrazio l'editore che ha pubblicato La storia di un coronavirus, ovvero il gentilissimo Antonio Degli Santi, che ovviamente invito anche a partecipare nuovamente alla mia trasmissione, magari parlando di altri bei libri, della sua splendida realtà editoriale. Ringrazio il maestro Mauro Gelo, grandissimo protagonista della trasmissione in questa edizione 2021, perché mi ha permesso di conoscere Mary Lucy Scarati. Caro Mauro, poi avremo modo di incontrarci, magari il mio salottino letterario, prima o poi, per una bella intervista. Io ti aspetto. Grazie a Damiano Conchieri, al montaggio, alle grafiche, alle riprese e alla regia. Grazie da profondo del cuore a voi che ci avete seguito anche oggi. Ovviamente, se vi va, io mi auguro di sì, lo capite, vi aspetto anche domani pomeriggio, giovedì pomeriggio, quindi non andremo in onda alle cronache 18.30, mi raccomando, ma anticiperemo alle 17.45, avremo a disposizione un quarto d'ora, e come ogni giovedì che si rispetti, a partire dall'ormai lontano giovedì 7 gennaio 2021, avrò l'onore e il piacere di ospitare da remoto nel mio salottino letterario la carissima Nancy Urso, con la sua splendida rubrica letteraria realizzata in stretta collaborazione col suo blog Lo Scrigno di Nancy. Siete curiosi? Siete curiosi di sapere di quale libro ci parlerà Nancy? Beh, allora non vi resta che collegarvi su Well TV, canale terrestre 131, su Sky canale 810 o dal sito di Well TV o dalla pagina Facebook ufficiale di Well TV per seguirci in streaming gratuitamente, per sapere di quali novità letterarie ci parlerà domani la nostra grandissima Nancy Urso. Ciao e buona serata!